Giorni caldi per il Pescara, le prese con la risoluzione di ogni problema, 10 giornate al termine della stagione regolare che prevedono ancora il raggiungimento di obiettivi importanti, ma i biancoazzurri dovranno dare risposte sul campo senza sprecare più turni preziosi. La squadra ha votato il sacco a colloquio col presidente Daniele Sebastiani, che ha cercato di capire in prima persona qualcosa in più della incredibile crisi biancoazzurra. Poi anche i tifosi hanno voluto parlare con la squadra chiedendo il massimo per non vanificare il magnifico girone di andata e le potenzialità di una squadra che sembrava destinata al salto di categoria, forte di un calcio spettacolare redditizio, di individualità di prim'ordine. Poi la grande, inaspettata crisi. La squadra da oggi è a Roma, dove preparerà la sfida alla Ternana, seconda trasferta di fila, la partenza dopo la seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi. Sentiamo Pasquato. C'è stato un confronto col presidente, come l'abbiamo fatto anche tra di noi, tra squadra, per capire un po', ecco, quali possono essere le problematiche. Credo sia giusto che le cose che vengono dette in spogliatoio rimangano tra di noi, ma io credo che di base problemi non ce ne siano, nel senso, c'è un problema di risultato. Però le prestazioni, forse se non un primo tempo con l'Ascoli un po' incolore, il resto ho sempre visto una squadra viva, anche a Crotone nel 4-1, cioè la squadra ha creato 5-6 palle gol, quindi questo deve farci forza, però non possiamo, ecco, ogni partita partire in svantaggio perché non è facile recuperare, il momento lo dice chiaramente. La Ternana è una squadra che sta lottando per la salvezza, anche loro hanno 40 punti, però è una squadra quadrata e in casa è una squadra tosta. E come sapete anche voi, l'ho sempre detto, il campionato di B è difficilissimo, lo stiamo vivendo personalmente noi perché dalle stelle siamo un po' alle stalle, diciamo. Però ecco, come ho detto prima, massima tranquillità, non dobbiamo aver paura perché sennò veramente le perderemo tutte.